Umbria Style, speciale Young Europe. Un grazie a Camilla Ferranti. Bentrovati da Erika Tiburzi e da Massimo Zamponi ad una nuova puntata di Umbria Style Cinema, speciale Young Europe, alla prima al Barberini di Roma. Ai microfoni di Umbria Style, Anna Canakis e Andrea Perrozzi, Antonella Mosetti, Camilla Ferranti, Matteo Vicino e Danny Mendez, Giulio Base, Fanny Cadeo, Lorena Landi, Marino Bartoletti, Max Lazzari, Paolo Conticini, Principe Carlo Giovannelli, Raffaello Balzo, Rino Barillari, Roberto Ciufoli, Rosanna Banfi, Tiziana Rocca e per finire Vittorio Rizzi, capo della Polizia Stradale Italiana. Vediamo i servizi. Umbria Style si trova nella capitale, esattamente a Piazza Barberini. Siamo a una prima importantissima a livello internazionale, perché è girata su varie realtà, come dicevamo, se non erro, si parla di Svezia e altre location nell'Europa. Qui siamo con Camilla Ferrante, un'attrice conosciuta e famosa ormai a livello nazionale, un'Umbra Doc, per noi un orgoglio, è in compagnia del regista di questo film. Chiederei a lei appunto di salutarci e presentarcelo. Camilla Ferranti, grazie di averci ospitato. Io grazie, è già la terza volta che vi incontro, quindi è un piacere, grazie per essere venuti. Quindi a questo punto io più che altro lascio la parola al regista Matteo Vicino, perché io di questo progetto vi avevo già parlato, di questo film. Oggi abbiamo avuto la conferenza stampa alla Casa del Cinema a Villa Borghese, è andato molto bene, il riscontro è stato molto positivo in tutti i sensi, grandi critiche, quindi ora lascerei parlare Matteo. Per noi è un vero onore e un piacere avere una sua testimonianza, naturalmente in qualità di regista di questa produzione e di produzioni importanti. Quant'è importante un evento come questo? Questo è il primo film al mondo che parla di sicurezza stradale, che è un tema che di solito non attrae molto, e invece Young Europe è un grande film. È visibile gratuitamente, tra l'altro, su YouTube, grazie a una collaborazione con la California, con YouTube. Interrompo, noi siamo informatissimi, abbiamo visto 66.000 cliccate. Sì, adesso siamo già 72.000, arriveremo a 100.000, perché è un bel film, meriterebbe il Festival di Cannes, però già avere una prima al Barberini con così tanti VIP, con la diretta di chi l'ha visto della RAI, con la vostra partecipazione, insomma è un bel evento. Chi sono i partecipanti di questo evento? Ma vengono personalità del mondo del cinema, viene tutta lo stato generale di Sky, c'è Paola Salusti che condurrà l'intervento, vengono moltissimi attori, però oggi lo spazio va a questi attori incredibili. Devo dire che io mi sono circondato di umbri, c'è Riccardo Leonelli e Camilla Ferranti, che è arrivata per merito, lo voglio ricordare, era l'unica attrice italiana che parlava un inglese talmente soddisfacente da poter fare un film internazionale. Noi di Umbria Style seguiamo molto Camilla Ferranti, per noi è una musa oltre ad essere un'amica. Quanto è stato difficile scegliere appunto i protagonisti e soprattutto che difficoltà ha incontrato in un'organizzazione così? Ma è stato facile perché non c'erano agenzie di attori che si frapponevano come di solito accade, e tutti sono stati molto comprensivi, comprese le agenzie di attori. Camilla ha accettato un cachet che è il costo di un panino, perché credeva nel progetto, è per quello che il film è così bello. Tutti credevano. Questo che fa la differenza da un attore che lo fa con il cuore e invece un attore che lo fa per mercenaria? Ah, io non lo so, bisogna chiedere a Camilla se l'ha fatto con il cuore o no, sentiamo. Io sì, l'ho fatto assolutamente con il cuore, perché credevo nel progetto, era una cosa molto interessante, è una cosa che ho già ripetuto, è importante che noi attori ci rendiamo anche testimoni e partecipi di quelli che sono anche dei progetti sociali importanti, proprio per dimostrare che comunque il cinema può in qualche modo arrivare anche a delle tematiche differenti da quello che è il solo intrattenimento o le solite denunce sociali, ma possiamo arrivare anche a toccare altri temi. Quindi per me è stato un piacere, un onore lavorare con Matteo, che ritengo che sia un bravissimo regista che ha davanti una carriera folgorante, secondo me.
abbiamo un personaggio a livello internazionale, perché Michele Gammino qui alla mia sinistra, un doppiatore di eccellenza, perché ha doppiato i più grandi nomi a livello internazionale. Abbastanza importanti, tipo Harrison Ford, Jack Nicholson, Kevin Costner, Richard Gere e tanti altri. Oggi lei è qui, la presenza a un evento così è stato fondamentale per un messaggio ai giovani. Beh sì, insomma il film sta avendo tantissimo successo, oltre le più rosee aspettative, perché è un modo di insegnare ai giovani a comportarsi bene, a non pretendere troppo da se stessi, ma il tutto è fatto non attraverso un'istruzione, un istruttore pedante, un professore, un genitore, ma attraverso delle storie di fatti che prendono e fanno riflettere ognuno per conto suo. I ragazzi vedo che assorbono molto bene il significato, il contenuto e quello che vuole rappresentare il film. Lei, Michele Gammino, cortesemente in due parole, se vuole dare un messaggio appunto ai nostri giovani umbri di Umbria Style, per un'attenzione, una maggiore attenzione e un rispetto alla vita. Esattamente quello che ho detto. In quello che ho detto c'è proprio questo invito a non pretendere troppo da noi stessi, a ricordarsi che il confine è piccolissimo, è esile, è un filo. Al di qua si vivi, al di là di pochissimo non ci siamo più, o quantomeno possiamo subire delle conseguenze molto gravi. Questo è per quanto riguarda, diciamo, la strada e gli incidenti stradali, ma lo stesso vale per ogni aspetto della vita. Stiamo per entrare, ma non possiamo non chiedere all'autore delle musiche, Andrea Perrozzi, salve, quali sono i tipi di arrangiamento e su che cosa ti sei basato? Beh, l'arrangiamento è assolutamente conforme al periodo, quindi un periodo dove sono brani rock comunque che aumentano anche la sensibilità e di quello che stiamo vedendo, perché il rock comunque comunicazione è un'arma forte, questo è un film forte con temi forti, quindi ci siamo mantenuti moderni, ecco. Insomma, speriamo, tornando al film, che questo sia un film che sia da monito e da insegnamento alla sicurezza stradale. Ma la musica è un messaggio ed è molto importante, bisogna comunicare con i giovani e ci mettiamo tutti quanti dentro questa categoria, proprio con la musica, quindi noi dobbiamo lanciare messaggi positivi e i giovani si raggiungono molto più facilmente con la musica piuttosto che con le parole, perché è quello che ascoltano sempre in radio e loro si immergono in quello che vanno ad ascoltare, quindi con la musica, con i giusti messaggi si possono raggiungere obiettivi molto importanti. Per un giovane emergente è già importante come te partecipare a un evento come questo, istituzionale, perché è un evento dato dallo Stato, è importante veramente. Eh beh, certo, è importantissimo, sia come artista, quindi come musicista, sia, ripeto, come un messaggio al quale io tengo particolarmente, perché tutti ci teniamo alla vita e alle regole. Umbria Style ha l'onore di avere alle sue telecamere il signor Bartoletti. Senta, un evento come questo è una divulgazione importante, un messaggio per i giovani, per favore. Sì, un messaggio che non ha bisogno di orpelli né di inutili parole. Io il film l'ho già visto perché ho un'amicizia storica importante e sentita nei confronti della polizia e della polizia stradale in particolare. Sono un vecchio papà e un giovane nonno e quindi sento molto la responsabilità della quindi sicurezza. Da padre e da nonno dà un doppio giudizio e anche un doppio consiglio. Sì, anche da operatore dell'informazione. Il consiglio è: noi adulti è meglio che la smettiamo di parlare e di fornire dei cattivi esempi, perché giustamente i ragazzi potrebbero non crederci, potrebbero essere annoiati. Invece dopo che avranno visto questo film credo che qualche riflessione importante la faranno. Non soltanto per la bellezza del film, non soltanto per il messaggio che trasmette, ma questo lo dico anche da appassionato di musica, per il tappeto musicale che in certi momenti è forse ancora più forte delle immagini e delle parole. Da personaggio, da padre e da nonno, che cosa le ha lasciato in particolare questo film? Mi ha lasciato l'aver visto dei ragazzi di 16 anni aggrappati alla sedia alla fine della proiezione. E se anche uno solo di loro, non dico 10, non dico 100, non dico 1000, il prossimo sabato farà una sciocchezza in meno, vuol dire che questo film e la polizia avrà raggiunto il suo obiettivo. Siamo andati in cerca di personaggi, a chiedere personaggi, nomi, qui non ci sono
non c'è bisogno di presentazione, qui abbiamo un personaggio che rappresenta i personaggi. Lui, questa parla di lui, la faccia è la sua. Un messaggio, una persona come lei che ha potuto immortalare personaggi di calibro internazionale da 50 anni, lei è il re. Un messaggio a questi giovani, cortesemente. È semplicissimo, è una cosa molto facile, aver voglia di lavorare, studiare, pensare anche a noi che siamo vecchi, perché loro saranno il nostro futuro. È importante che hanno voglia, forza di fare, che è la cosa più importante per una nazione come l'Italia. Io ho fiducia dei giovani, non solo, ma li ammiro, e io ho dei colleghi giovani e qualche volta li faccio consigliare da loro, perché ogni giorno io faccio, no lezione, ma faccio di tutto per sapere tante cose che io non so, ma i giovani sanno tutto. E qui Umbria Style abbiamo un vero personaggio, cortesemente, un messaggio, una sua battuta professionale, ma anche un messaggio ai giovani, visto che l'evento è dedicato alla sicurezza stradale. State attendi, no? Giustissimo, rappresenta se stesso, lei, il suo personaggio professionale, ma anche il giusto consiglio: stiamo attenti. State attenti, mi raccomando, ed è la prima volta che faccio delle raccomandazioni. Di solito subendole. Principe, lei non poteva mancare a un evento così importante organizzato dalla Polizia di Stato per un messaggio ai giovani sulla sicurezza, per favore. Certo, è molto importante, la sicurezza è la cosa più importante, la Polizia di Stato si dà molto da fare e molti giovani non sanno l'importanza di questa Polizia di Stato, e è bene che la prendano. In ogni modo spero che la serata abbia successo. Perché Principe, lei tornerà presto in Umbria, Spoleto Festival, la si conosce molto bene, sì. È un viso notissimo già a livello internazionale, ma in Umbria è molto conosciuto. Se mi invitano tornerò con gran piacere, perché è una zona che amo molto, poi ho fatto anche l'università a Perugia, quindi sono legato all'Umbria. Bene, per motivi dai Principi Ruspoli, con appunto c'era Ludmilla Boncompagni, sì, c'era la principessa Pignatelli, c'è un sacco di gente molto bella, veramente. Lei ha molti amici da noi. Vabbè, sì, grazie, auguri a tutti. Grazie Principe, anche a voi di tutto cuore. Piazza Barberini, Rosanna Banfi, un messaggio importante ai giovani, lei ha dato moltissimi messaggi a noi che la seguiamo, messaggi morali, messaggi di speranza, e la vita va avanti, questo è stato il suo messaggio. Ai giovani che cosa direbbe inerente alle velocità? Questo è un film che rappresenta la morte. Lo so. Che la vita è una e va tenuta stretta. Io ho due figli e macchinati, perciò so che cosa vuol dire avere quest'ansia. Da madre la paura di un figlio che va sulla strada? Che scherzi, è una delle paure più grandi di una madre, perciò è la cosa da dire sempre ai ragazzi è che la vita è una e se la devono tenere, perché si fa di tutto per tenerla stretta. A 18 anni poi non te ne rendi conto, pensi che di essere immortale. Che la vita va avanti e invece si spezza in un attimo. Certo. Amici umbri, è un vero onore, perché questo è un evento a livello nazionale di Stato organizzato dalla Polizia di Stato. Qui abbiamo l'emblema della Polizia di Stato, il signor Vittorio Rizzi. Sì. Quanto è importante un evento come questo, e grazie di averci dato la sua testimonianza. E grazie a voi. L'evento è importante perché si tratta del primo caso in cui una forza di polizia produce un film. Non ha costo per il cittadino, perché è prodotto dall'Unione Europea e in un progetto internazionale per poter in qualche modo prevenire il fenomeno degli incidenti, soprattutto tra i più giovani. Io vorrei ricordare che i giovani fino a 29 anni ne muoiono due al giorno nel nostro paese. Questo progetto educa alla legalità, sui temi della circolazione stradale, e attraverso questo film fino ad oggi abbiamo portato al cinema 50.000 studenti in tutta Italia, tra cui anche nella vostra Umbria, e abbiamo fatto seguire un dibattito, un momento formativo. Seguiamo il percorso di consapevolezza e di autoconsapevolezza nei giovani, nella crescita, nell'educazione alla legalità,
continueremo a portarlo avanti, lo porteremo nei carceri minorili, lo porteremo nelle realtà italiane più difficili, penso a territori con una forte presenza della criminalità. Le prossime tappe sono per esempio Casal di Principe e riteniamo che anche attraverso un film si possa fare prevenzione, si possa parlare di legalità e di rispetto delle regole. Quindi la Polizia di Stato non solo protezione, non solo aiuto al cittadino, ma anche una fonte di educazione e un messaggio importante. Diciamo che la Polizia non è solo repressione, è anche prevenzione ed educazione alla legalità. Grazie mille. A voi, grazie. Paolo Conticini al Barberini all'entrata di questa prima. Paolo Conticini, Barberini, hai fatto subito la rima. Sì, ho fatto la rima e ci sta bene. Lei, un messaggio ai giovani sulla velocità e sulla morte, sulla strada. Sulla vita, anzi, più che sulla morte. Messaggio ai giovani, è bello andare forte in macchina, no? Anche nella vita. Anche nella vita, però è bello anche tornare a casa, quindi delle due cose preferisco tornare a casa. Quindi andate piano. Piccolo spazio pubblicità. Alle telecamere di Umbria Style abbiamo la persona che si occupa a livello nazionale degli eventi più importanti, ma questo è un evento istituzionale. Quanto è stato difficile organizzarlo, visto che lei si occupa di questo? No, è stato un piacere organizzare Young Europe insieme al comando della Polizia Stradale, insieme alla Polizia di Stato, e quindi siamo molto felici perché veramente un film può più di 1000 documentari, di 1000 moniti, diciamo, sulla sicurezza stradale. Invece vedendo un film, emozionandosi, anche il cinema aiuta a un tema così importante, così, diciamo, importante per i nostri ragazzi. Io ho tre figli e quindi cerco di inculcargli quello che, diciamo, la sicurezza è molto importante. Da madre cosa spera dei propri figli? Si spera sempre che ci sia prudenza. Però sai, è l'esempio che è importante. Se tu vedi altri ragazzi che lo fanno, pensi di fare la bravata e di farlo anche tu. Invece se tutti danno l'esempio, se si capisce che è importante la propria vita, la sicurezza, essere prudenti, questo è un messaggio che oggi vogliamo dare anche con questo segnale, questa anteprima, Young Europe porterà in giro per l'Italia. Buonasera Fanny Cadeo. Un messaggio a giovani è un evento importante, questa è una testimonianza di sicurezza. Guarda, proprio nella prossima puntata che farò in radio, io faccio un programma radio il venerdì su Radio 1, parleremo di sicurezza. Abbiamo intervistato il capo della sicurezza, se non posso fare il nome, insomma, però abbiamo c'è una scuola adesso, addirittura i ragazzi verranno formati, c'è una scienza della sicurezza, perché diciamo diventerà un impiego quello della sicurezza. Fagiolo praticamente. Tu sei una donna che è sicura alla strada, la guida oppure no?
Allora, no, diciamo di sì, io poi sono... Diciamo di sì, ma in pratica? No, nel senso che a me piace molto guidare in città, sembrerà strano, però ormai con le macchine piccole si guida veramente molto bene, ormai sono abituata alla città. Quando faccio viaggi lunghi preferisco essere così, accompagnata. Un messaggio ai giovani, per favore, visto che l'evento è dedicato alla speranza che i giovani siano più attenti. Ragazzi, la vita è, sembra una banalità, ma è un grande regalo, è il più grande e più importante regalo, non va sprecata. Quanto è importante l'amore nella vita? Direi fondamentale, soprattutto quando poi il tempo passa e ti rendi conto che sono gli affetti la cosa che conta realmente, quindi al di là del lavoro, delle cose da fare, ecco. Gli affetti sono il vero investimento della vita. Spesso chiedo quanto è importante la semplicità e l'umiltà, soprattutto in una professione come la sua e anche come persona. Credo che sia fondamentale l'umiltà, soprattutto per chi comincia un'attività, quindi ecco, parliamo di giovani rivolta ai giovani. Ecco, molti spesso influenzati dai messaggi dei media credono che con poca esperienza si possa fare successo senza la cosiddetta gavetta. Ecco, credo che la gavetta aiuti a sostenere poi un eventuale successo e comunque ad essere anche più felici e soddisfatti nella vita. Io ne ho fatta tanta. E lei ha dimostrato di avere una struttura ben solida. Grazie, lei è molto gentile. Buonasera. È un incontro di personaggi, Umbria Style, Giulio Base, Danny Mendez. Si parla di sicurezza stradale, è inutile parlare di dare un consiglio ai giovani, ma da parte vostra vorremmo sapere che cosa direste ai giovani con il messaggio di questa sera. Beh, che ci sono delle regole e soprattutto dove le regole servono a salvare la propria vita e quella degli altri vanno seguite, quindi andate piano, non bevete, mettete la cintura, insomma delle cose da nonno, però le cose da nonno delle volte funzionano. E vivete la vita, Danny Mendez ne è appunto un esempio di vita, di essere sicuri nella vita, di essere felici, questo lei ha dato sempre dimostrazione di questo, il suo viso rappresenta questo, un messaggio ai giovani. Ma il messaggio giovani è, credo che la sicurezza parte dalle case, secondo me, non c'è solo una sicurezza stradale, ma il messaggio deve partire proprio dalle famiglie. La sicurezza educativa. Educativa, sì, mi piacerebbe che questa cosa venisse non tanto dai giovani quando si trovano già in una situazione magari di pericolo, ma che venga discussa magari anche in casa con i propri genitori, con i propri, insomma, che ci siano degli scambi di opinioni su quello che riguarda questa tematica della sicurezza, perché si pensa solo alla sicurezza stradale solo quando si è per strada, invece se uno sa un po', approfondisce meglio, non solo le guida ma anche veramente prendendo esempi delle persone di casa. Davanti ad Antonella Mosetti non si può parlare semplicemente di bellezza perché lei la rappresenta, ma vorrei chiedere da madre quanto è importante la sicurezza stradale e che cosa si auspica da madre. Guarda, io sono qua apposta per questo, faccio spesso. Benissimo, mi fa piacere, quindi la mia domanda è pertinente. Faccio spesso, rappresento spesso serate, mi chiamano apposta proprio perché ho la mia figlia che ha 17 anni, guida già da 3 anni, la macchinina, no? 50. Quanto ti preoccupa questo? Moltissimo, finché allora, la mattina esce per andare a scuola, finché non mi arriva il messaggio sono arrivata, sto con l'ansia. Quando torna idem, la sera non gliela faccio prendere. Se va ad una festa va, l'accompagno io o il papà, insomma ci gestiamo così. E sono preoccupatissima perché ne vedo spesso tante di macchinine cappottate e quant'altro. Quindi ho sempre l'agitazione, mi rendo conto che però... è la vita, no? Cioè, questa è la vita, l'importante è viverla. Io le faccio personalmente i miei complimenti, lo sa perché? Perché mi piace molto come lei tiene testa a determinate situazioni a livello nazionale, parlo dalla signora D'Urso che stimo e che conosco personalmente, però lei è veramente semplice e umile a se stessa, perché sì. Noi chiediamo questa sera quanto è importante l'umiltà e la semplicità. Ma secondo me sono cose che hai e ci nasci, e dipende anche la famiglia, no? Come ti ha educato. Io mi sento una persona normale, ho la fortuna di fare questo lavoro ma ho una vita come tante mamme, quindi faccio i conti anch'io con la casa, cucino, ho cresciuto mia figlia già da 20 anni in poi, quindi
faccio pochi voli pindarici, ho molto i piedi per terra e mi piace vivere così. In questo ambiente quanto è importante essere ben strutturati per affrontarlo? Ma secondo me è un po' una pecca, perché se sei ben strutturato fatichi, se sei un po' effimera e scemetta vai avanti, quindi questo ambiente ahimè è dura. Adesso ci siamo spiegati. Penso. Adesso ci siamo spiegati appunto la motivazione delle sue tante difficoltà. Diciamo di sì. Però vabbè, si va avanti. Finché c'è la salute va bene tutto. Grazie. Non è una frase fatta, ma è la verità. Grazie di cuore ad Antonella Mosetti. Un messaggio ai giovani, per favore. Sicuramente la sicurezza sulle strade non è importante, di più. Non a caso oramai è diventata un'abitudine comune indossare sempre la cintura di sicurezza e soprattutto rispettare i limiti di velocità, perché la vita è una cosa sacra e quindi non bisogna gettarla via così al vento, soprattutto poi quando siamo al volante. E lo dico ai giovani, io sono mamma, io ho un bimbo ancora piccolino di 7 anni, però anche lui crescerà, è importante non bere, non esagerare con l'alcol, in modo tale che va bene il divertimento, va bene andare in discoteca, però rientrare a casa sobri. Le nostre amiche saranno sicuramente contente di vedere una bellezza come Raffaello Balzo a una prima come questa. Tu sei uno che va veloce o va piano in macchina? Io preferisco costruirmi nelle macchine, che è una cosa diversa e un po' rara. Quindi sei un amante della meccanica? No, io sono un amante dell'estetica. Quindi mi piace fare le belle macchine e per far vedere le belle macchine si va piano. Visto che parliamo di estetica, oggi sicuramente il messaggio è quello della sicurezza stradale, della vita, però parliamo di estetica e ti chiederei che cosa vedi in una donna? Guarda, nel corso degli anni la mia percezione dell'estetica di una donna è cambiata. Io la volevo molto magra, molto alta e quando ero più ragazzina mi bastava così. Adesso io ho quasi 40 anni e ti posso dire che non so neanche io cosa voglio. Max Lazzari, Max, per me tu sei un mito e ti ringrazio di avermi detto già. Più che un mito, un mitile. Un mitile, quello mitile. Che vuoi tu, però per me lo sei. Sei qui in compagnia della tua. Sai, è uno scoop. Lui cerca gli scoop dappertutto, li scova, li trova e alla fine li mette in piazza. Così alziamo gli ascolti. Facciamo vedere lei. Basta. Lei è la tua fidanzata, lei è la tua fidanzata. Di stasera. Poi domani cambio. Io conosco bene la moglie. Come si chiama mia moglie? Cristina. Tu come ti chiami? Cristina, perfetto. Come ti chiami Cristina? Ma quindi rimane io. Per rispetto di Cristina e della tua signora che è a casa. Di Cristina. Cristina e anche di tua moglie. Ma ha detto non è vero. Posso dire cosa posso fare? Posso dire una cosa io? Che tu sei diventato papà. Di Trento? Sì. Senti l'accento settentrionale. Molto settentrionale. Lui è diventato papà da poco, Allora auguri. Ci dici una frase delle tue. Dai, sì. Dai. No, il regolamento me lo vieta. Io non dicevo in napoletano, dicevo una frase in italiano. No, non ce la vuole dire. Ma tu sei un telegiornale, non è che sei una cosa seria? No, noi siamo una cosa molto seria, molto cioè? Seria, perché diamo una valenza ai giovani, un messaggio ai giovani, okay. E cerchiamo. Ma come di, si chiama la trasmissione? Umbria Style. Umbria Style, quindi style, diciamo, parliamo un po' dello stile, no? Parliamo ti puoi levare, parliamo dello stile? Aspetta, parliamo dello stile allora. Parliamo dello stile, del comportamento, dell'essere, appunto parlavamo di umiltà e semplicità, quanto è importante. Dai, beh certo. Sai, sembra una domanda delle Iene, che poi arriva infatti uno dietro che mi fa... Hanno tutti pure la figlia di Banfi, no, lo sai che la stessa cosa. Ma la figlia di Banfi doveva chiedere a me, io li conosco bene tutti, e poi le Iene non vanno in giro con la Canon, cos'è? Una esatto. 7D? Una 5D? Allora siete ricchi, Facciamoli vedere, perché loro sono i ragazzi che per tutta la sera sono stati gentilissimi con noi. Si vede a Gubbio? Si vede? Sì, certo. A Gubbio? Certo. Saluto mio cugino. Grande, Augusto bellissimo. Ruggia. Ciao. Bellissimo e tutta questo. La famiglia. Questo è bellissimo, io ti ringrazio veramente. Figurati. La prima volta. La prossima volta che vieni al Barberini, fatti la barba. Ciao. Con Camilla Ferranti. Camilla, è stata eccezionale la tua prova. È stata veramente bella, complimenti. E vorrei chiederti questo, osare nella vita? Osare nella vita, sempre e comunque, in qualunque situazione, in qualunque condizione, anche se non sai esattamente dove vai a parare, è meglio osare, è meglio, sì, sempre osare. Anche noi oggi abbiamo osato, grazie a te, noi siamo venuti a Roma, grazie a te, abbiamo accolto il tuo invito. E speriamo di esserti vicino nella tua lunghissima carriera.
oggi abbiamo potuto vedere veramente la valenza e l'importanza di Camilla come attrice. Grazie, mi commuovi, sono un po' scossa dal film adesso perché tante volte che lo vedo, però... Un film forte, a me ha lasciato molto perché mi ha ricordato i miei 10 giorni di coma e i miei 9 mesi di ospedale per un incidente. Amici che abbiamo anche in comune, che abbiamo perso, e è un invito questo affinché tutti possiate vedere questo film su YouTube, che possa sensibilizzare le coscienze su un'educazione stradale fatta in un certo modo, ma soprattutto su un discorso di consapevolezza di quello che si fa. Io mi sono limitata ad essere un attore in questo caso, quindi ad interpretare una storia, ma sono l'attrice protagonista, ricordiamolo, è sicuramente la più importante delle 3 storie, delle 4 storie. È toccante, sono tutte importanti, io sono contenta di averne fatto parte, e quello che penso è che se la reazione del pubblico è questo, allora da un punto di vista attoriale penso di aver fatto un buon lavoro, questo sì. Oggi Camilla Ferrante ha fatto colpo a Roma, Young Europe sicuramente una grande valenza, una grande struttura, una grande regia e una grande interpretazione, grazie. Grazie a voi, grazie mille per essere venuti. Umbria Style è venuta nella capitale, a Roma, a vedere, questo è il film, Young Europe. Siamo stati ospiti di Camilla Ferranti, abbiamo incontrato personaggi importantissimi, siamo felici di averveli fatti vedere e soprattutto un messaggio importante. Non ne vale la pena, non ne vale la pena, la mia commozione non è a caso, mi ricorda molte cose, molti eventi anche personali, ma non ne vale la pena. Nella vita bisogna saper andare veloci, ma saper aspettare e andare piano nei momenti importanti. Grazie. Cari amici di Umbria Style, anche questa puntata è terminata. Un caro ringraziamento va alla nostra amica Camilla Ferranti. Vi rinnoviamo l'invito a seguirci su Umbria TV mercoledì prossimo alle 14.05, replica alle 24.15. Il venerdì alle ore 15 ed il sabato alle ore 21.30 sul canale Gold 210. Tutti i servizi in HD su YouTube e su Umbriastyle.com. Ringraziamo per il make-up Katia Petriola e Marina Bernardini di CM Beauty. Per gli abiti Argentina Mode a San Martino in Trignano. Per le acconciature, life stylist Sabrina Locci del gruppo Isalò. Per il montaggio e la regia, il nostro regista Enrico Brazzini e la produzione Co-Studio Group. Prima di salutarvi, vi ricordiamo l'appuntamento con Rock in June. 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 20, 21, 22 giugno a San Venanzo di Spoleto. Grazie.